Buongiorno, sono Carola Lattuada e guido la nostra practice Trend Cult, ovvero la practice Incantar che si occupa di studiare i trend e nasce dalla collaborazione di persone che hanno heritage diversi all'interno dell'azienda. Questa practice nasce dalla volontà di sfruttare il sapere e di costruire su di esso. Sappiamo infatti come l'utilizzo di secondari data sia diventato qualcosa di davvero importante all'interno dei processi di consulenza e abbiamo quindi costruito questa practice andando a lavorare sull'implementazione di secondari data, big e thick data da diverse fonti. Adottiamo quindi un approccio olistico e andiamo a lavorare sia su dati nostri proprietari, sia andando alla ricerca di fonti sempre differenti, sia andando a costruire su quello che è il sapere dei nostri clienti. Questo perché molte volte le risposte sono già nelle mani dei nostri clienti, noi andiamo ad integrarle con fonti differenti per dare un quadro complessivo migliore e più completo. La prima cosa da sottolineare sicuramente è che in Kantar noi lavoriamo con human-based trend. Questo perché lavoriamo attraverso un framework di cui il primo step è andare ad osservare il contesto. Il consumatore oggi vive all'interno di un contesto che è costituito da 6 leve fondamentali, quindi quella sociale, quella tecnologica, ambientale, economica, politica e la situazione di salute generale. Quando queste leve vanno a modificarsi, questo va a generare degli importanti cambiamenti all'interno del contesto di vita dei consumatori, andando così appunto a generare nuovi bisogni, nuovi desideri e quindi anche nuovi stili di vita. Andare ad intercettare quindi questi cambiamenti è un po' la nostra missione. Anche perché questo è l'unico modo per andare a identificare quei trend che sono un po' destinati a perdurare nel tempo. Attualmente i consumatori sono guidati da 8 macro trend fondamentali e da quindi anche da 8 macro bisogni, che sono la protezione, l'identità, l'esperienza, il flusso, la semplicità, il benessere, le connessioni e la responsabilità. Ognuno di questi macro trend viene in Kantar monitorato ogni anno in 32 paesi attraverso degli item quantitativi, attitudinali e valoriali e questo ci consente di osservare poi anche come questi vanno a modificarsi nel tempo. Ovviamente ognuno di questi macro trend e di questi macro bisogni ha delle implicazioni differenti all'interno di categorie diverse. Andiamo quindi sempre a calare questi trend e a cercare le implicazioni dirette e le possibili attività future per i nostri clienti. L'applicazione dei trend oggi è ampia e diversificata e la nostra missione è quella di aiutare i nostri clienti in modo diverso all'interno dei processi di innovazione. Processi di innovazione che riguardano il prodotto così come il brand e la comunicazione, partendo sia quindi dalla comprensione del contesto ed osservare che cosa sta cambiando all'interno di esso, sia fino ad arrivare ad un ruolo più ispirazionale all'interno appunto di processi di generazione di idee, di prodotti, di posizionamenti di brand o di comunicazione. Grazie.